Il Canton Ticino è per molti aspetti un territorio che da sempre, da decenni, vive sull'Italia, potremmo dire. È legato da rapporti economici e finanziari strettissimi con il territorio della vicina Lombardia. Pensiamo soltanto alle quantità enormi di depositi bancari nelle casse delle banche di Lugano che vengono da imprenditori, professionisti e quant'altro italiani. E sono questi che hanno determinato negli anni una parte importante della ricchezza delle banche svizzere e spesso soldi sottratti al fisco italiano. Sono molte negli ultimi anni le aziende italiane che si sono spostate nel Canton Ticino attratte da favorevoli esenzioni fiscali. Ma soprattutto il legame più forte è quello dei cosiddetti frontalieri che ogni giorno vanno a lavorare nelle aziende, nelle fabbriche del Canton Ticino o svolgono lavori spesso tra i più umili nelle città e nei paesi del Canton Ticino. Sono migliaia e migliaia di persone che riescono a portare a casa salari mediamente più alti di quelli che porterebbero a casa in Italia con gli stessi lavori e che spesso in Italia vengono visti anche con una certa invidia da parte degli altri lavoratori italiani, ma che costituiscono per il Canton Ticino una risorsa indispensabile per l'economia locale, in quanto svolgono servizi che altrimenti difficilmente sarebbero svolti dai locali, insomma dagli svizzeri. E quindi come mai questo risultato elettorale, non so se la sorpresa è arrivata a questo punto? Per spiegare questo risultato elettorale, come sempre, bisogna considerare diversi fattori. Prima di tutto il contesto generale, che è quello delle paure per una crisi economica che ha colpito il Canton Ticino più che altri cantoni della Svizzera. Il Canton Ticino è un cantone all'interno della Svizzera meno ricco, possiamo dire, quindi è stato colpito più duramente dalla crisi economica e quindi c'è un sentimento di diffusa preoccupazione da parte dell'elettorato per il futuro. E come spesso accade, lo possiamo constatare anche da noi, quando c'è paura per il futuro si tende a prendersela con gli obiettivi, con quelli che si considerano i responsabili o comunque gli obiettivi più vicini, più a portata di mano. E quale miglior bersaglio degli immigrati italiani che non solo a sentire la Lega dei Ticinesi portano via lavoro, posti di lavoro agli svizzeri, ma addirittura vengono premiati con salari e anche con tutta una serie di previdenze, diciamo, di sostegni grazie ad accordi bilaterali tra Italia e Svizzera, accordi che secondo la Lega dei Ticinesi andrebbero rivisti perché diciamo, favoriscono troppo la controparte italiana. Quindi in questo clima la propaganda delle ticinesi ha facile presa sulla popolazione e un'altra ragione tutta interna è la crisi del partito storicamente più forte del Canton Ticino, che è il Partito Liberal Radicale, che è stato per l'appunto scavalcato a destra dalla Lega dei Ticinesi, che è diventato il primo partito. La crisi interna che ha portato a fratture, litigi tra gli esponenti principali del Partito Liberal Radicale, di cui hanno saputo approfittare invece i leghisti, che sono presentati come una forza più compatta dagli slogan molto semplici, molto chiari, di immediata comprensione per l'elettorato. Senti, come mai gli svizzeri vengono in Italia a fare scouting, magari con le aziende lombardo-venete, a chiedere di venire ad aprire le loro attività in Svizzera e poi respingono i frontalieri? Il motivo è quello di sempre, il motivo è che pecunia non olet, quindi quando gli italiani portano denaro, che siano aziende o che siano depositi bancari, allora sono ben accetti. Quando invece si pensa che portino via il lavoro agli svizzeri o che addirittura grazie ai loro stipendi, che spesso sono inferiori a quelli presi dai cittadini svizzeri per le stesse mansioni, quindi abbassano il livello medio degli stipendi, ecco allora che scatta immediatamente la reazione difensiva da parte della gente. Cosa sarebbe la Svizzera senza il business portato lì dall'Europa? Certo, la Svizzera, per via delle sue ridotte dimensioni, è una nazione che vive, come dire,
di particolari servizi che offre alle nazioni circostanti. Storicamente il servizio principale che è stato offerto è quello bancario, che spesso si è tradotto in attività non sempre lecite, diciamo così, per le leggi dei paesi confinanti. Pensiamo appunto all'evasione fiscale, pensiamo in altri casi al riciclaggio di denaro sporco. La Svizzera, che trae gran parte della sua ricchezza proprio dal denaro che affluisce dall'estero, sarebbe ben poco, o dovrebbe rinunciare a gran parte della sua ricchezza, se da parte dei paesi confinanti o anche non confinanti, pensiamo che so, anche agli Stati Uniti, no? Che miliardi di dollari arrivano spesso sottratti al fisco, arrivano dagli Stati Uniti verso la Svizzera. Dunque la Svizzera senza l'afflusso di questi capitali sarebbe ben poca cosa, no? E come dire, negli ultimi anni ci sono stati una serie di episodi per cui la Svizzera si è sentita minacciata da parte dei paesi stranieri, soprattutto dal punto di vista fiscale, è stata forzata a fare degli accordi di trasparenza con gli Stati Uniti per l'accesso da parte del governo statunitense a liste di presunti evasori che avevano i soldi in Svizzera, è stata messa sotto pressione dai governi francesi, tedesco e anche dal ministro Tremonti in Italia per le stesse ragioni, quindi si è vista minacciata in quello che era il business principale, e io non escluderei che almeno per una parte la reazione da parte della Lega dei Ticinesi, espressa dalla Lega dei Ticinesi nei confronti dei paesi stranieri, sia proprio dovuta a questo, cioè al fatto che la Svizzera si è sentita minacciata da provvedimenti che avrebbero potuto in qualche modo, e che in certa parte hanno diminuito l'afflusso di capitali da parte dei paesi circostanti verso la Svizzera. Pensiamo, per quanto riguarda l'Italia, allo scudo fiscale. Lo scudo fiscale varato dal governo ha portato miliardi e miliardi di euro che erano in Svizzera a ritornare verso l'Italia. Un altro conto è il fatto che una parte di questi capitali poi sono già ritornati in Svizzera, ma comunque c'è stato un deflusso netto di capitali dalla Svizzera verso l'Italia. Sicuramente questo è stata vissuta come un'aggressione, sicuramente da parte del governo svizzero, e probabilmente una parte della reazione così forte da parte dei ticinesi è legata anche a questa vicenda. Ultima domanda, nel Canton Ticino la disoccupazione a volte va al 3%, a volte al 5%, comunque rispetto a quella italiana è quasi inesistente. Certo. I frontalieri sono migliaia, cosa succederebbe lì? Cioè, andrebbero in sottoccupazione se i frontalieri non potessero più lavorarci? Beh, sicuramente questa è un'ipotesi, d'altra parte bisogna separare poi quelli che sono gli slogan elettorali da quella che poi è la concreta applicazione di una politica una volta che si è alle prese realmente, no, con la realtà. Quindi sicuramente non sarà possibile che caccino indietro i frontalieri, perché questo provocherebbe una catastrofe dell'economia ticinese. Probabilmente a livello di immagine si cercherà di portare avanti delle riforme che in qualche modo diminuiscano la collaborazione tra Svizzera e Italia per una serie di previdenze e provvidenze che ci sono da parte della Svizzera verso i lavoratori italiani, e si cercherà di rendere più difficile il nuovo afflusso di italiani verso la Svizzera. È chiaro che gli slogan poi è difficile coniugarli nella politica normale di tutti i giorni, tanto più che bisognerà vedere quale sarà alla fine il governo che andrà al potere in Ticino. Perché è vero che la Lega dei Ticinesi è oltre il 30% del primo partito, è anche vero che non è escluso che gli altri partiti in qualche modo si coalizzino per diminuire la forza della Lega dei Ticinesi.